Sì. La domanda è questa. Maria, la madre ti ha fatto dire su una stabilità in privato. Questo è una buona probabilità, stando al testo. Secondo me era molto, cioè, secondo quello che dice, era molto giovane. Sì. Avrà avuto bisogno di qualcuno che la aiutasse. Senz'altro. Cioè, era diciamo, della, praticamente che era riservata, cioè questa stanza. Diciamo che era una stanza per il ripostiglio, era un ripostiglio. Però nei confronti della grande sala dell'unica Catalina, Catalina vuol dire sala, era qualcosa di più riservato. Perché non parlava il Vangelo di qualcuno che l'ha aiutata? No, i Vangeli canonici non parlano di levatrici. Sono tutti Vangeli apocrifi che parlano delle varie levatrici. E dicono una cosa estremamente interessante, dicono che la levatrice che l'ha aiutata si è girata per prendere l'acqua calda e quando è ritornata da Maria il bambino era già nato, quindi lei non sa come sia nato. Guardate che i Vangeli apocrifi sono molto tardini, sono più o meno quello che noi potremmo chiamare la Maria Valtorta di quei tempi. Quell'espressione non c'era posto per loro, però non lascia capire che il motivo era la necessaria riservatezza. Una cosa è certa, che Catalina non vuol dire albergo, vuol dire stanza. Questa è problema essenziale. E per loro non c'era posto nell'alloggio o nella stanza, basterebbe mettere l'articolo, e per loro non c'era il posto, o non era lì, perché c'era, in greco non esiste, il ci era, non esiste, non era il posto nell'alloggio. Luca è l'unico autore occidentale greco. Luca è l'unico che scrive vicino alla nostra mentalità occidentale, perché Matteo scrive per gli ebrei cristiani di Antiochia, Marco per gli ebreo cristiani di Roma, Giovanni per l'Asia Minore, per i cristiani dell'Asia Minore, della Turchia. L'unico nostro, fra virgolette, quello che ragiona in modo vicino a noi è Luca. Ed è quello che adopera meno di tutti gli altri le citazioni dell'Antico Testamento. E quando le adopera citando direttamente dal testo greco dei 70. Quindi più occidentale di così si muore. Prego. Come il fatto che la Madonna non abbia recitato questo Magnificat? Ho detto che ne ha recitato un altro. Sì, esatto. Allora, mi muta questa domanda, non è che magari Maria, che probabilmente sarà stata cresciuta, o anche con il racconto sì. Delle altre preghiere, non è potuto portare in una parte? Ecco, è un po' difficile che l'abbia fatto, perché questo testo dipende dal linguaggio che abbiamo trovato nella letteratura di Qumran. Prendendo le Hodayot di Qumran e mettendolo in parallelo col Magnificat, noi vediamo che moltissime espressioni della letteratura di Qumran sono passate dentro al Magnificat, il che ci sta a dire che questa composizione non è una composizione che nasce con un filo diretto con l'Antico Testamento. Allora la sua ipotesi sarebbe probabile. Ma nasce da questa zona, chiamiamola mezza eretica, dell'ebraismo palestinese. I Qumraniti sono degli Esseni. E gli Esseni sono un po' i protestanti di allora. O Port Royal, meglio. Paragone forse migliore con Port Royal. Erano rigoristi. Severi.
mai questi testi, il Magnificat, il Benedictus, il Nunc Dimittis, nascono da, con questo background cumramico? Io da qualche parte so di avervelo messo, ma adesso trovarlo così in velocità mi diventa difficile, però ti posso... Sì, sì, siamo alla linea 68. Noi nel Nuovo Testamento troviamo tre elementi importanti per capire come il cristianesimo nascente fosse legato a Qumran. Il primo dato lo troviamo nel fatto che il Cenacolo, che è la Chiesa Madre, si trovava nel quartiere Seno di Gerusalemme, dove gli abitanti di Qumran avevano degli appartamenti, dei piedaterra, per cui quando da Qumran arrivavano a Gerusalemme avevano i loro punti di riferimento in questo quartiere, e lì si trova il Cenacolo. E noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che la gente del quartiere aveva grande stima dei cristiani, cioè gli Esseni avevano grande stima dei cristiani. Secondo, noi sappiamo che Paolo aveva un segretario che era un ex monaco di Qumran. Da che cosa lo sappiamo? Da quel particolare che vi ho scritto. Nella seconda ai Corinti il demonio viene chiamato Beliar. Beliar è il nome che i Qumramiti davano al demonio. La seconda lettera ai Corinti Paolo l'ha dettata secondo il modo orientale, cioè gli ha detto questi sono i concetti che tu devi esprimere, poi Paolo si è messo a fare altre cose e il segretario stende il testo. In questa stesura il demonio viene chiamato con questo nome, che vuol dire che l'estensore è un ex monaco di Qumran. E poi abbiamo questi testi che sono paralleli con diverse forme, diverse espressioni della letteratura qumramica. Chiamare la comunità serva è tipico di Qumran. Chiamare la persecuzione umiliazione è tipico di Qumran. Noi sappiamo che i Qumramiti, convertitisi al cristianesimo, non andavano d'accordo con la chiesa ebraico-cristiana e si sono inseriti nella chiesa ellenistico-cristiana. Ed è interessante notare come il legame tra Paolo e questo monaco convertito, Luca, e questi canti siano gli unici agganci documentati che il cristianesimo nascente ha con questo grosso movimento dell'ebraismo di allora. Che Maria avesse cantato il suo Magnificat, su questo non c'è dubbio. Che avesse detto cose simili può anche darsi, ma che questo testo sia di Maria Vergine è altamente improbabile. Questi sono i dati che possediamo. Se lei vuol continuare a pensare che questo canto lo ha detto Maria Vergine, guardi che lo può fare, però i dati non sarebbero tanto d'accordo. Ecco, questa è la situazione. Domani troveremo un registratore di 2000 rotti anni fa, di per sé sarebbero 2017 anni fa, perché Gesù nasce nel 6 avanti Cristo, e forse lì è inciso in questo antichissimo nastro ciò che Maria Vergine ha detto. Bene. Vorrei farvi notare ancora qualche cosa al versetto 7. Diede alla luce il suo figlio primogenito e guardate le due azioni. Lo avvolse in fasce e lo pose
in una mangiatoia. Per noi sono gesti semplici che indicano un'azione scontata. Non è così. Se voi andate al penultimo capitolo di Luca, il capitolo 23, dove Giuseppe d'Arimatea schioda Gesù dalla croce, il corpo di Gesù dalla croce, il testo adopera la stessa sequenza verbale. Lo avvolse in fasce e lo depose nel sepolcro. C'è questo richiamo per cui il lettore, chiamiamolo così, sveglio, già vede in questa semplice dicitura una specie di profezia di ciò per cui Gesù nasce per morire in quel modo. C'erano in quella regione alcuni pastori. Vi ricordate che Giuseppe dalla Galilea sale in Giudea, siamo in montagna, e c'erano in quella regione alcuni pastori. Voi quando trovate i pastori in montagna? Ecco, in maniera più tollerante, diciamo, durante la bella stagione. Gesù quando nasce? Durante la bella stagione. C'era in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto, d'inverno un po' difficile pernottare, guardate che nevica, pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una Capite che questo è un segno per davvero, perché non è di tutti i giorni che un bambino nasca nel ripostiglio e venga messo in questo piano del muro dove c'è un incavo. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio dicendo: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini della sua buona volontà. Qui tradotto liberamente che egli ama. Ma il testo greco dice: e sulla terra pace agli uomini della buona volontà di Dio. Invece noi, quando diciamo uomini di buona volontà, intendiamo che gli uomini hanno la caratteristica di essere di buona volontà, mentre buona volontà è uno dei nomi che aveva Dio all'epoca appunto della nascita di Gesù. I rabbini dicevano: la buona volontà ha deciso così. Che cos'è la buona volontà? Dio stesso. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato sulla mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Vi pregherei di prestare attenzione al versetto 18. Tutti quelli che udivano, chi sono tutti quelli che udivano? Quelli presenti nella casa, nel Catalim, perché i pastori sono arrivati lì. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro, dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, comparandole, non meditandole, comparandole nel suo cuore. Eh sì, è il classico modo di leggere la Bibbia, e cioè guardava l'avvenimento e cercava nella scrittura un brano che potesse illuminare l'avvenimento. C'era questa comparazione. Il meditandole è una traduzione fatta a piripicchio. I pastori se ne tornarono, glorificando e dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù. Beh, non era necessario circoncidere per mettere il nome, eh? Il nome veniva messo alla nascita. Ed era una convenzione sociale, non c'era nessun rito che imponesse il nome al nato, al baby. Come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire un sacrificio, una coppia di tortore di 2 giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, un giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola». Questa è la preghiera che la Chiesa diceva sui moribondi. «Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola», perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luci per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Un campione di longevità per quei tempi, quando la vita media era tra i 40 e i 50 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Questa donna poteva restare nel Tempio ed essere una sacrestana, boh, chi lo sa, perché aveva l'età che aveva. Le donne giovani prima dei 50 anni non potevano rimanere nel Tempio. E tra l'altro non potevano mai superare il cosiddetto cortile delle donne. Voi immaginatevi un tirassegno, tagliatelo a metà, quello che resta è la pianta del Tempio. C'è il Santo dei Santi, poi c'è il Santo, poi c'è il vestibolo, attorno c'è il cortile dei sacerdoti con l'altare, il grande mare di bronzo per le purificazioni, poi c'è il cortile degli uomini, poi c'è il cortile delle donne, poi c'è il cortile dei pagani. Nessuno poteva superare il confine, quindi gli uomini potevano passare attraverso il cortile dei pagani, il cortile delle donne, e poi arrivavano allo spazio dedicato a loro. Non potevano entrare nella zona dei sacerdoti. Le donne potevano entrare nella zona dei pagani e nella loro zona, non potevano entrare nella zona degli uomini. Perché le donne perdono sangue. Mentre chi ha superato l'età va tranquilla perché non contamina niente, nessuno. Questa era la mentalità di allora. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, non solo, ma anche per la festa del raccolto e per la festa delle capanne, perché 3 sono i pellegrinaggi obbligatori per gli israeliti nell'arco di un anno: la Pasqua, 50 giorni dopo,
e la festa autunnale. Qui è strano che anche Maria ci vada, perché di per sé sono tenuti solo gli uomini, solo i maschi, a fare questo pellegrinaggio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, 12 anni significa maggiore età. Perché vanno a Gerusalemme? Perché bisogna fare il Bat Mitzvah, il rito di passaggio. Il rito di passaggio che viene fatto non attraverso un'esperienza di sofferenza o un atto eroico, ma attraverso un atto intellettuale. Il bambino deve saper leggere in ebraico e tradurre nella lingua parlata, che è l'aramaico. È un esame di maturità. Si legge e si traduce. Da sempre, adesso lo fanno nel cosiddetto muro occidentale. Siamo noi italiani che chiamiamo quella zona muro del pianto. E lì, se voi vedete, ci sono questi bambinetti con la kippa, il talled, e poi hanno un bastoncino con una manina d'argento che ha un ditino, e loro segnano le righe, anzi il rovescio, leggono, traducono, e poi vedi che il rabbino gli dà un abbraccio rituale e gli dà il benvenuto tra le persone adulte. E Gesù, a 12 anni, va a Gerusalemme per questo. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che gli fosse nella comitiva, fecero un giorno di cammino e poi si misero a cercarlo tra i parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Capite che c'è qualche valore simbolico dietro a questi 3 giorni. Seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e noi diciamo, un genio. Scordatevelo. Nel mondo antico, orientale, la scuola non era come quella che concepiamo noi. Lezione frontale e buonanotte. Ma era un domandare e un rispondere, quindi lo studente chiedeva, docente rispondeva, docente chiedeva, gli alunni rispondevano, era proprio un dialogue, un dialogo. E quindi non almanaccate su questo particolare. Qualcuno in passato, io ho letto anche alcuni libri di spiritualità per errore, di spiritualità biblica, e qui dicevano è la dimostrazione che Gesù aveva la scienza infusa. Giuro che ho fatto una di quelle risate sonore che mi sono tipiche quando sento qualcosa di ridicolo. No, era la consuetudine normale che lo studente interrogasse. E quindi Gesù sta facendo lo studente normale. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Dunque, anche lui veniva interrogato. E perciò, ciò che dice il versetto 46 dice, mentre li ascoltava e li interrogava. Però, anche lui veniva interrogato perché nel versetto 47 si dice che erano stupiti per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse, «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli, persona molto educata, rispose loro, «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Leggete bene il versetto 50. «Chi sono?» Essi non compresero. Cioè, Giuseppe e Maria, che vuol dire che anche Maria ha fatto la sua fatica, il suo cammino di fede. Non è stata una fede infusa. L'angelo mi ha detto che mio figlio è figlio di Dio, affare fatto, non se ne parla altro. Per lei è stato faticoso entrare dentro nel progetto divino e capire che quel
baby piccolino che poi diventa ragazzino e adesso è giovanottello, è suo figlio, ma è anche qualche cosa d'altro. Essi non compresero ciò che aveva detto loro. Maria senza peccato originale ha tutti i doni preternaturali. Scordatevelo. Non è così? Perché se avesse i doni preternaturali avrebbe capito. Perché uno dei doni preternaturali è la scienza infusa. Questo non lo dico io, fossi così bravo. Lo dice Giovanni Paolo II quando parla del pellegrinaggio della fede che Maria ha dovuto fare nella sua vita. Scese dunque con loro, venne a Nazareth e stava loro sottomesso, obbediente. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Fine del Vangelo dell'infanzia. Adesso vediamo brevemente alcuni piccoli elementi che meritano essere sottolineati. Il primo elemento che merita essere sottolineato, andate alla linea 47. Se noi facciamo un esame strutturale del testo, non della narrazione, ma del testo, voi avete il racconto che inizia nel Tempio, l'angelo appare a Zaccaria. Il racconto finisce nel Tempio. Maria e Giuseppe presentano Gesù bambino al Tempio e poi i dottori. Quindi voi avete il Tempio che apre e chiude la narrazione. Poi avete due fuochi geografici, Nazareth, l'Annunciazione, Betlemme, la nascita. Ma al centro voi avete la visita di Maria ed Elisabetta, dove in qualche modo Elisabetta rappresenta l'Antico Testamento che profetizza il Nuovo. Elisabetta, piena di Spirito Santo, parla di Maria Vergine come di colei che è la madre del Kyrios, cioè di Dio. Aveva coscienza Luca di aver fatto un testo che rispondesse, o Luca o chi per lui, perché Luca lo prende e lo porta dentro al suo Vangelo, che avesse questo tipo di procedimento strutturale a livello letterario? Sì, gli orientali erano abituati a ragionare così e quindi a scrivere così. Una seconda breve osservazione. Linea 69. Stranamente, tutto il Vangelo di Luca è permeato da un senso di gioia. Cosa che i cristiani di oggi hanno in abbondanza, vero? Io lì vi ho messo alcuni brani perché possiate constatare questo. Non si tratta della gioia ridanciana e cacciarona che fa casino, ma di quella serenità profonda che nasce dal comprendere qual è il significato profondo della nostra vita, dove siamo diretti e che tipo di rapporto c'è tra me e il trascendente. Si tratta dunque di un cristianesimo che nasce all'insegna di questa profondissima serenità. Ma io sono peccatore, ho sempre i conti aperti col Padre Eterno, ma lascia perdere. Luca, l'unico fra gli evangelisti, ti piazzerà la parabola del figlio al prodigo. L'unico. Questo clima di gioia che voi trovate nel Vangelo di Luca, lo ritrovate nelle parole di Gesù nell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Cerchiamo di capire
Allora come mai questa gioia non è passata nel nostro cristianesimo? Questa serenità oggi manca. Senz'altro ci sono degli elementi storici che hanno remato contro. Il giansenismo è l'ultimo movimento di cui ancora oggi si sentono alcuni rimasugli, che la Chiesa non ha mai approvato e che hanno inciso fortemente su questo senso lugubre e pauroso del cristianesimo. Noi abbiamo ancora un senso del peccato profondo. Non è sbagliato. Guai se manca. Rischiamo di non chiamare le cose con il loro nome. Ma tenete presente che c'è anche quest'altro aspetto. Oggi voi andrete a messa, se non siete già stati, e troverete la parabola dei talenti. Guardate che è una parabola su cui meditare a lungo. Vi dirò ancora di più. Oggi la Chiesa dice che si può fare la lettura breve della parabola. Se voi guardate la lettura breve finisce dopo che il primo servo che ha ricevuto 5 talenti ne dà 10 e quello che ne ha ricevuti 2 ne dà 4. E c'è la risposta del padrone al primo e al secondo servo, fine della lettura breve del Vangelo. Il resto viene lasciato da parte. Perché? Il messaggio è proprio questo. Dai quello che puoi, il resto lo mette Dio. Hai ricevuto 2 talenti? Basta che tu ne dia 4. Sì, ma per arrivare a 10 ne occorrono altri 6. Li mette Lui, non ti preoccupare. La risposta che il padrone dà al primo servo, che da 5 talenti ne produce altri 5, 10, dice: bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. E la stessa identica frase la dice all'altro. Riflettete su questo. La giustizia di Dio è proporzionale. Il criterio che Dio adopera per me non lo adopera per te. Perché Dio sa quali sono i miei pregi e i miei limiti. E Dio sa quali sono i tuoi pregi e i tuoi limiti. Dio sa qual è la mia storia. Dio sa qual è la tua storia. Ecco perché la giustizia di Dio è proporzionata su ogni persona. Non esiste una giustizia uguale per tutti. Capite perché è sereno il cristianesimo? Prego. Si può dire senza portare testo che il fatto che la Madonna e San Giuseppe ritrovino Gesù in Tempio è un'indicazione dell'Evangelista? Perché la direzione comunque è quella, cioè Gesù è stato perduto e qui San Giuseppe e la Madonna non fanno una grande figura, no? Però è un insegnamento che ciascuno di noi, anche avendo lo trovato, può portare. Ah, certo. Però in un luogo dove non lo trovo. Il Vangelo di Luca finisce con una frase misteriosa, che poi andrete a vedervi da soli, proprio l'ultimo versetto. Dice che, vissuta l'esperienza dell'ascensione, tutti erano nel Tempio ogni giorno ed erano pieni di gioia. Qual è questo Tempio? Non è mica il Tempio di gioia, è la comunità. Dove tu nella comunità trovi la persona dotta, che è credente, la persona ignorante, che è credente, la persona equilibrata, che è credente, quello un pochettino martacchione, però che è credente. Cioè tu trovi diverse forme di fede, in una delle quali puoi benissimo riconoscerti e ti senti a posto. Cristo non lo si ritrova da soli e basta. La fatica è personale. Ma la fede in Cristo nasce da una esperienza che tu condividi con qualcuno. Se non ci fossero gli apostoli, noi non saremmo credenti. Per
perché la nostra fede viene dalla fede apostolica. La fede si trasmette, se mi permettete una battuta, per contatto. Perché la Chiesa vuole che noi teniamo presente le figure dei santi? Sono quelli più contagiosi. Ma siccome tra di noi santi non ce ne sono, oppure ce ne sono e non sappiamo di esserlo, il che è meglio, è bene che si viva la comunità. Perché dentro la comunità a te piace lo stile di quel tizio, di quella Caia, e dici, mi va bene, anch'io mi trovo in sintonia con questo modo di vivere il cristianesimo. Ho perso Cristo? Sì, può darsi. Ma lo si ritrova così. Dopo un cammino individuale, perché ci deve sempre essere quello, c'è questa specie di contagio che aiuta a consolidare questo Cristo ritrovato. Che facciano bella o brutta figura i nostri amici Giuseppe e Maria al Tempio, non è importante, sono figli del loro tempo. Ricordatevi che i Vangeli non sono un trattato teoretico di ciò che il credente dovrebbe essere. È la narrazione di ciò che avviene, della storia, con tutti i limiti e ricchezze che ogni persona ha. E se Maria è all'inizio del suo cammino di fede, Giuseppe anche, questo è il santo. Il santo non è quello che è perfetto subito. Il santo è quello che inizia un percorso. Dove arriverà questo percorso? Non lo so. Può essere un percorso di 2 passi o di 100 chilometri? Non lo sappiamo. Tu fai quello che ti è possibile. Quello che manca lo mette Dio. Ma quello che tu devi fare, puoi fare, Dio non lo fa. Lo devi fare tu. Torniamo a Maria. Sì. Il suo percorso di fede, quanto è lungo? Continua dopo Pentecoste? Fino alla Pentecoste, senz'altro, non lo so, non abbiamo nessuna testimonianza. Mi permetto un altro inciso. Certo. Le Pentecoste sono gli apostoli che vanno a fare, annunciare Dio, diventano vescovi, diventano quello. Maria non fa queste cose. Maria era presente con loro, non fa queste cose perché il suo compito non è essere apostolo. Quindi si ferma lì? Penso di sì. Ma Pentecoste significa avere il dono dello Spirito per capire il mistero di Cristo. Se Maria avesse per davvero la scienza infusa, come alcuni dicono, non aveva bisogno di nessun mistero, né del mistero della risurrezione, né del mistero dell'ascensione, né del mistero della Pentecoste. Mentre lei ha vissuto queste cose con necessità, come tutti. Se noi teniamo presente, e finiamo qui, che nella Chiesa nascente si è fatto un mucchio di fatica ad accettare il concetto di Messia che Gesù ha vissuto, perché a livello di cultura diffusa il Messia era un trionfatore, era un guerriero, era uno che avrebbe buttato fuori a calci dalla Palestina i Romani. Mentre invece accettare che Dio abbia scelto un'altra strada per il Messia, un Messia che si carica i peccati degli altri sulle spalle, che muore in maniera ignominiosa sulla croce perché è la morte dello schiavo, quello lì, non ha neanche la dignità di essere stato decapitato, che era almeno una morte del cittadino romano, no, crocifisso, come Spartaco. La Chiesa ha fatto fatica, ad accettare questo. Non pensate che sia stata una cosa facile come per noi, che diamo tutto per scontato. Se non c'era l'intervento dello Spirito, questo era difficilissimo da accettare. Maria Vergine era figlia del suo tempo, anche lei. E non pensiate che abbia capito tutto perché l'angelo gliel'ha detto. Prova Messia che di fronte al mistero di Gesù 12 anni non capirono niente. Vi è chiaro? E quindi la Pentecoste è stata una cosa essenziale per lei, come per gli apostoli. Poi ha continuato il suo cammino? Non lo so, può darsi di sì. Ma senz'altro il compito suo era diverso da quello dei 12 a cui Gesù aveva affidato
il compito della predicazione della fede. Le tradizioni nella Chiesa dicono che Maria è vissuta con Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Voi sapete che oggi in esegesi ha qualche dubbio che il discepolo che Gesù amava possa essere Giovanni. Può darsi di sì, può darsi di no. Senz'altro però lei è vissuta accanto ad uno che ha seguito Gesù per parecchio tempo. Come sappiamo noi queste notizie del Vangelo dell'infanzia? Mica c'erano i telefonini o le telecamere o che ne so. Chissà cosa l'angelo ha detto a Maria, se non Maria stessa. Chissà cosa ha detto Elisabetta a Maria, se non Maria stessa. Per cui molti vedono dietro a questa tradizione semitica nel Vangelo di Luca un eco di ciò che Maria raccontava e di ciò che gli era successo. Maria è artefice del Vangelo? Beh, per certi aspetti sì. Ma non possiamo dire di più. Lei non è d'accordo? Cioè, possiamo dire che non le serviva forse le Pentecoste, continuava il suo iter. Oppure se ha avuto le Pentecoste, cosa è servito? Le lingue, tanto per fare un esempio. La Pentecoste è un'esperienza di fede che fa capire l'identità di Gesù fino in fondo. Ora, se Maria era figlia del suo tempo, anche lei pensava che il Messia sarebbe stato un guerriero trionfatore. È stata la Pentecoste che l'ha finita di plasmare su un'idea che era idea di Dio e non degli uomini. Io direi, sentite liberi di andare, perché sono già le 37. Io continuo con chi chiede, ma voi andate tranquillamente. Non rispetto sul non comprendere e non accettare. La non comprensione di Maria... No, non è non accettare, è non comprensione. Non accettavano l'idea del Messia. Qualcuno, Maria non comprende, sì. Altri non accettavano l'idea, sì, di un Messia di Cristo. Sì. Pensavo alla mia esperienza di vita, che tanti eventi che riguardano la mia vita o la vita delle persone che mi vivono tanto, per me sono incomprensibili. Se io mi comporto nel modo di dire non capisco, ma mi fermo lì e aspetto, prego e aspetto, è un atteggiamento positivo che mi fa piacere. Sì, sì. Il non accettare, sì, blocca, sì, impedisce, sì, qualsiasi, sì, d'accordo. Tenete presente, e finisco, che non tutto si può capire subito. Se voi pensate che un lazzarone che uccide, ruba, stupra, incendia, è il primo santo e unico santo fatto da Gesù Cristo, se voi lo capite, siete più bravi di me. Io devo ancora capirlo, però so che è così. E lì dietro a questa cosa che faccio fatica a capire c'è la logica di Dio, e non è che Lui debba diventare logico come me. Sono io che devo imparare a ragionare secondo la logica sua. E quindi mi fermo, aspetto, quando Dio vorrà me lo farà capire. Grazie, buona notte.